Il vostro è veramente un caso interessante, perché parliamo di un brand Ops, tra l'altro nato nel 2010, quindi insomma in tempi già non così felici per l'economia nostrana, che in soli 2 anni ha raggiunto i 15 milioni di fatturato e un successo, una diffusione, tutta basata sul prodotto, perché non avete fatto comunicazione, insomma non vi siete serviti delle leve tradizionali per rendere cool un prodotto, è stato il prodotto che si è fatto cool da solo. Effettivamente sì, siamo partiti nel 2010 con un monoprodotto che era un orologio digitale, chiaramente da noi disegnato e brevettato, Ops Flat si chiamava, e abbiamo avuto subito diciamo un'ottima risposta sia dai rivenditori che dal consumatore. La filosofia del marchio in pratica è sempre reinterpretare un po' le icone. Nel 2010 le icone erano gli anni 80, siamo partiti con questo progetto sulla scia di fenomeni già affermatisi sul mercato, c'era l'esigenza nostra di azienda di posizionare un prodotto dal prezzo accessibile e chiaramente in silicone colorato digitale, e così è nato l'Ops Flat. E invece nel 2011 abbiamo in pratica strategicamente deciso di ampliare la gamma di prodotti Ops e affacciarci al mondo dei fashion accessories e dei jewels, sempre in plastica, sempre diciamo materiali affini al brand, quindi il silicone, il policarbonato e l'acciaio. E chiaramente dovendo reinterpretare un po', seguendo un po' la filosofia proprio del brand Ops, abbiamo reinterpretato un po' di icone della gioielleria, è uscito un solitario con una pietra enorme, sempre chiaramente. Infatti, diciamo l'occasione tra l'altro per raccontarci, no? per incontrarci, scusa, è proprio la presentazione della nuova collezione che continua ad arricchire la gamma, perché abbiamo visto nuovi materiali ma anche nuove fantasie, no? Il quadro e nuove pietre, diciamo, inventate sempre con il vostro materiale. Ma secondo te il segreto del successo di questo brand qual è stato? Cioè l'intuizione veramente vincente, è stata la distribuzione, è stato il rapporto prezzo e magari posizionamento di questo prodotto? La strategia di posizionamento è sicuramente il nostro modo di comunicare, chiaramente un po' più innovativo rispetto ai competitor, molto più interattivo, molto più web, social network e quanto altro, hanno sicuramente partecipato alla, diciamo, alla creazione del successo che è oggi. Ma la strategia di comunicazione è tutta homemade, cioè fino ad oggi ci avete pensato da voi? Sì, effettivamente sì. Diciamo la nuova collezione rispetto, diciamo, l'ampliamento della gamma che abbiamo presentato oggi rispetto al resto della collezione nasce da un'esigenza che da altro, nel senso abbiamo avuto l'esigenza di differenziarci dai competitor o dai follower del mercato, perché comunque il mercato è stato inondato da copie piuttosto che da prodotti molto simili fatti sia dal piccolo imprenditore che dal brand, e diciamo che oggi vorremmo con questa collezione mettere un punto e affermare molto di più un'identità di brand molto più di ieri, perché oggi probabilmente non siamo più soli, abbiamo creato un mercato da pionieri, ci abbiamo creduto, ci abbiamo investito tempo, risorse. Non a caso insomma oggi presentate anche il nuovo direttore marketing, no? Che è una new entry, anche se mi sembra più che ferrato ormai sul prodotto. Ma quali sono gli obiettivi strategici, insomma cosa deve diventare Ops da qui a, non so, il prossimo triennio o quinquennio? Allora, Ops, come diciamo, è un'idea, è un concetto di marca, nel senso che è una dimostrazione che anche in un periodo di crisi come questa un'idea innovativa, giusta, sia dal punto di vista del prodotto che dal punto di vista del marchio può avere successo in termini sia di posizionamento che di fatturato. L'idea di base è quella di rafforzare l'immagine del marchio, quindi non più parlare solo di un prodotto, quello che può essere il bracciale con il cuore che è il must del marchio, e portarlo a un'identità e a un messaggio che vogliamo dare, quello dell'essere innovativo sempre, quello di portare avanti il design, quello di difendere la bellezza, perché comunque è una mission aziendale, quello di portare rendere accessibile a tutti la bellezza. Non a caso siamo posizionati
all'interno delle principali gioiellerie, in oltre 2000 punti vendita in Italia. Quindi, l'Italia è il vostro mercato fulcro? Sì, per ora è il mercato con il quale, nel quale fatturiamo quasi l'intero importo, però non a caso anche altri paesi esteri, non solo europei, stanno iniziando a accorgersi del fenomeno, perché in realtà attualmente è un fenomeno sul mercato, e quindi stiamo pensando con forza avere una visione internazionale, quindi non più una realtà italiana ma europea e mondiale, quindi questo può essere un obiettivo sicuramente futuro dal punto di vista commerciale. Senti, in termini di comunicazione, insomma, siamo in un momento in cui la comunicazione va un po' a ripensarsi alle radici del brand, no? Per trovare un engagement, un racconto, un suo modo di interagire con i consumatori. Voi cosa farete? Intanto continuerete a pensarci dall'interno? Avete pensato, che ne so, una gara creativa invece per rivedere un po' gli asset strategici? Allora, all'interno, anche non a caso l'inserimento di una figura come la mia è quella di portare la parte strategica, quindi tutto il lavoro sul marchio e sulla comunicazione che faremo insieme, condivideremo insieme. La nostra comunicazione è sempre stata, tra virgolette, non convenzionale, quindi l'utilizzo del web, la pagina Facebook, social network, social media marketing, eccetera. Quindi i nostri sforzi saranno sempre legati a avranno questo obiettivo, quello di sviluppare al massimo il marchio sulle nuove leve del marketing. Di certo non faremo mai una comunicazione standard ATL, per dirlo tecnicamente, quindi con i mezzi media tradizionali. Scusa, mi sembra di capire che l'intento è quello di mantenere le corde strategiche all'interno, e quindi piuttosto di selezionare da voi quei fornitori, chiamiamoli così, più capaci poi di realizzare specialisticamente le diverse operazioni, siano esse web, guerriglia o così via. Esatto. Praticamente strategicamente decideremo noi che piano media, che piano di comunicazione attuare, e di volta a volta andremo a selezionare il partner che più riesce a entrare nel mood UPS, sostanzialmente. Quanto investite in comunicazione all'incirca del fatturato? All'incirca del fatturato siamo intorno al 5%. Non andiamo oltre, noi per mentalità diciamo siamo un marchio giovane ma di vecchia impostazione, e quindi diciamo non facciamo passi che non possiamo permetterci, e crediamo soprattutto in diciamo un modo diverso di comunicare che sia più immediato, che non significa spendere, fare le campagne da 5-10 milioni di euro, martellare il consumatore affinché acquisti il nostro prodotto. La nostra comunicazione avviene più all'interno del punto vendita, avviene a casa dei nostri consumatori, quindi con tutti i social network. Comunichiamo al nostro tramite le blogger, anche collaborazioni che abbiamo con tra le più importanti blogger in Italia, cioè noi portiamo il consumatore a parlare bene di noi, quindi tramite il passaparola, crediamo molto nel passaparola, che comunque è il modo più consolidato, diciamo, per la diffusione del brand e per la crescita del brand. Abbiamo parlato di piani quinquennali, triennali, ma secondo te che potenzialità ha questo brand? Insomma, su che livelli di fatturato pensi di poterlo portare? Quando dirai ok, abbiamo raggiunto la maturità? Io penso che possiamo fare ancora tante cose, non riesco a quantizzartelo, però sono sicuro che non è un brand, non è una bolla di sapone. Alla base c'è un know-how abbastanza consolidato. Io sono la terza generazione di una famiglia che è sempre stata in questo settore, veniamo dall'orologeria, abbiamo sempre pensato all'orologio come il nostro core business, è quello che sappiamo fare, è quello che ci piace fare. Però chiaramente i tempi sono cambiati, il mercato della gioielleria è cambiato, il mercato mondiale è cambiato, e c'era proprio l'esigenza di creare un nuovo mercato all'interno di un mercato che attualmente è vecchio ed è statico. Quindi, visti i prezzi dei metalli come l'oro, visto diciamo, l'andamento del mercato della, parlo specialmente della gioielleria, il nostro mercato principe, il nostro mercato nel quale abbiamo più punti vendita, diciamo, c'era l'esigenza, e la difficoltà è stata all'inizio un po' farlo metabolizzare all'imprenditore, al piccolo imprenditore, al gioielliere un po' radicato sullo storico della sua attività, 30-40 anni di successi, dove tutto era più facile, dove tutto si vendeva da sé. Oggi non è più così, oggi devi attrarre il consumatore, devi dargli qualcosa in più, e qualcosa al prezzo giusto soprattutto. Ci siamo
Esatto, e proprio a tal proposito, no? Ho di recente fatto una chiacchierata con Rossi, cofondatore di H Farm, e lui diceva che le aziende oggi per vivere, per, insomma, non solo per sopravvivere, per vivere bene nel mercato anche internazionale, ogni 5 anni devono ripensarci, ripensarsi. Concordi? In realtà non saprei dire se è giusto o sbagliato, so solo che io ho 31 anni e ogni giorno ci ripenso, quindi fondamentalmente penso che il rinnovarsi sia importantissimo. Ma l'imprenditoria giovane, perché insomma tu, nonostante la tradizione familiare, sei un giovane imprenditore, ha successo perché si adegua flessibilmente a quello che il mercato richiede giorno per giorno, perché strategicamente ha già in mente un programma? Sicuramente oggi devi avere una flessibilità fuori dal normale per avere un minimo una chance di avere successo, però penso che non sia legato all'imprenditoria se è giovane o se è fatta da una persona un po' più anziana. Il discorso è che devi avere l'idea giusta, devi comunicarla in modo giusto e devi crederci soprattutto e devi lavorarci, perché altrimenti i risultati non li porti a casa.